chiedo ad Andrea Gilardoni di Rendimento Etico. Ecco Eccomi Andrea, qua. Andrea, buongiorno. Ecco, allora, il Buongiorno. processo dell'immobiliare e della vostra piattaforma e un po' cosa vuol dire, qual è la dimensione etica del vostro portale e se Covid ha in un qualche modo accelerato o rallentato lo sviluppo della vostra attività. Grazie. Dicevo, quindi noi operiamo in questo ambito da oltre 15 anni e quindi è anche per questo che la nostra piattaforma sta crescendo così velocemente. Sinceramente non ci aspettavamo un riscontro così forte, così immediato, in un solo anno raggiungere, superare 10 milioni di euro per noi è veramente un onore e ringraziamo tutti gli investitori che ci hanno dato fiducia. E, dicevo, questo è un po' il segreto, il fatto di avere un gruppo di operatori, quindi persone che operano in tutta Italia e in un settore specifico che è quello degli NPL, e un gruppo di investitori che già esistevano in qualche modo, perché i nostri operatori avevano già i loro investitori, che oggi, grazie alle tecnologie, grazie al crowdfunding, si stanno veicolando attraverso appunto la piattaforma di rendimento etico. Quindi questo è un po', tra virgolette, il segreto del nostro progetto, ok? Perché è una cosa che non abbiamo colto la palla, cioè non abbiamo creato il mercato attorno alla piattaforma, ma la piattaforma è uno degli elementi che aiutano a chiudere, a concludere un meccanismo che c'è. Esatto, quindi perché etica? Perché è molto importante questa domanda e grazie per avermela fatta, Lucilla. Perché noi operiamo in un ambito molto delicato, che è quello degli NPL, quello dei crediti deteriorati, le persone in poche parole che stanno perdendo la casa all'asta. Con Lucia, 15 anni fa, quando abbiamo iniziato a operare, Lucia è mia moglie, la mia compagna, quando abbiamo iniziato a operare 15 anni fa, ci siamo resi conto che c'erano proprio dei buchi normativi o comunque delle difficoltà nel mercato, cioè se una persona perde una casa all'asta, purtroppo nel 95% dei casi rimane con parecchi debiti, quindi non è che quando perde la casa risolve il problema. È vero che è un mercato dove molte persone si affacciano per cercare delle opportunità, ma è anche vero che dietro ci sono delle famiglie che stanno soffrendo, soprattutto oggi con il Covid, e poi ve ne parlerò fra poco, insomma, per l'ultima domanda. Stanno aumentando in modo esponenziale. E quindi ci siamo resi conto che c'era un buco normativo, che era che quando una persona perde una casa all'asta, rimane con i debiti. E noi abbiamo protocollato dei nuovi metodi di operare in questo ambito che ci permettono, non a tutti e non in tutti i casi, ovviamente, però in molti casi, di azzerare il debito a queste famiglie. Quindi è vero che perdono la casa, ma in questo caso non la perdono più, ma in pratica la vendono, che fa una bella differenza. Un conto è perdere la casa e rimanere con i debiti, e un conto è vendere la casa e azzerare i debiti. Ecco che questo nostro modo di pensare, di operare questi nostri protocolli, li abbiamo condivisi con molti operatori del settore in Italia che stanno lavorando sul territorio, in modo capillare un po' in tutte le regioni, e stanno portando alla piattaforma parecchie opportunità immobiliari che vengono colte. Quindi chi investe con noi non è che non fa solamente un'azione di investimento puro allo solo scopo di guadagnare, di vedersi aumentare il proprio rendimento del proprio denaro, ma in modo concreto aiuta in poche parole sia l'operatore a svolgere la sua impresa, perché ovviamente l'operatore viene agevolato grazie a questo metodo di investire, ma anche aiuta una famiglia a risolvere ad azzerare il debito. E chiudo dicendo che questo mercato purtroppo a causa del Covid vede più o meno, questi sono dati statistici che si trovano online, più o meno 100 miliardi di crediti deteriorati in più rispetto al previsto. Quindi, e parliamo praticamente del 50% in più di case che andranno all'asta nei prossimi anni. Quindi questo ovviamente è un dato significativo che ci fa capire che c'è una crisi in arrivo, ci saranno dei problemi importanti. E le banche notoriamente lo vedono prima perché vedono che le persone cominciano a smettere di pagare il mutuo, cominciano a perdere il lavoro, eccetera, eccetera. E noi ci auspichiamo che con rendimento etico e con tutti gli investitori che ringrazio ufficialmente anche in questo video, insomma, possiamo aiutare quante più famiglie almeno ad alleviare il dolore, insomma, perché noi vediamo l'asta un po' come oltre al danno la beffa. Invece, Certo. grazie al rendimento etico, riusciamo ad aiutare le famiglie a creare impresa.